Buongiorno ragazzi, buongiorno. I vostri professori, le vostre professoresse in realtà, mi hanno detto che avete seguito con interesse l'incontro che abbiamo già svolto sul giorno del ricordo e qualcuno di voi aveva fatto delle domande per avere delle risposte specifiche su argomenti che volete approfondire. Io sono qua, ditemi pure. Buongiorno, sono Flavia. Ciao. E vorrei sapere di più su Norman Cossetto. Come ti chiami? Scusa che non si è sentito. Flavio. Grazie Flavio. Ok, allora ora vi trovo un attimo, condivido con voi delle immagini del PowerPoint che ho sempre pronto, naturalmente. Allora, ragazzi, le cose che mi avete chiesto rientrano nell'ambito sempre della storia del confine orientale, degli argomenti che abbiamo in gran parte trattato durante la conferenza, l'incontro per il giorno del ricordo. Ora guardiamo meglio. Abbiamo già accennato al fatto che ci furono due ondate di violenze, quella del 1943 e quella del 1945. E Norma Cossetto purtroppo fu vittima della prima ondata di violenze, che colpì gli esponenti e i collaboratori del regime fascista, suo padre lo era, e in generale anche italiani con buona posizione economica e sociale. D'altra parte, Norma Cossetto era una ragazza del tutto innocente, non aveva commesso nulla di particolare, anzi, vedrete, ha vissuto quasi l'intera sua esistenza, dai 10 anni in poi, fuori dal suo paese, fuori dalla sua cittadina, intendo, no? Norma Cossetto, la vedete in questa immagine ormai classica, era una ragazza di 23 anni ed era nata all'interno di quel cerchietto azzurro, Santa Domenica di Visinada, e purtroppo è stata assassinata, uccisa. È gettata in una foiba vicino a Villa Surani, individuata nel cerchio rosso, ad Antignana. In questa bella immagine dei primi anni 30, vedete la famiglia Cossetto. Dico dei primi anni 30, naturalmente, perché Norma è nata nel 1920. Quindi qui aveva circa 12 anni. Era insieme a sua sorella Licia. E questa foto è stata donata da Licia Cossetto alla professoressa Rossana Mondoni, che è diventata amica mia. Ma d'altra parte io anche conoscevo Licia Cossetto, è venuta qua a Gorizia, ragazzi, diverse volte. Una bella famiglia. Sempre più o meno della stessa età. Licia Cossetto e la sorellina, la più piccolina, vedete, aveva 3 anni di meno. E Norma è a destra della foto. Allora, quando Norma aveva 11 anni, la sua famiglia ha deciso di farle frequentare il liceo classico. Dovete sapere che avevano delle conoscenze, avevano sentito parlare tanto bene della città di Gorizia e così, pensate un po', è venuta a frequentare il liceo classico a Gorizia. Questa immagine che voi vedete, oggi si chiama, liceo classico Dante Alighieri, ma all'epoca si chiamava Regio Ginnasio, Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele III, che ovviamente era il nostro re, nel viale 20 settembre. La fotografia è stata scattata di fronte dal Parco Coronini. Questo era il liceo negli anni 30 e questo è il liceo classico di oggi, naturalmente. Non ha perso nulla. Questa quindi è stata Gorizia, vi dicevo, Norma. 8 anni addirittura, perché all'epoca non c'erano le scuole medie, c'era il ginnasio. E quindi lei è venuta a frequentare il ginnasio già a 11 anni ed è stata 8 anni, tornava naturalmente durante l'estate a casa come tutti, 8 anni è stata nostra concittadina. Pensate che poi io ho frequentato il liceo classico e senza saperlo probabilmente alcuni dei banchi risalivano veramente agli anni 30. Un arredo scolastico molto vetusto, molto vecchiotto c'era in quegli anni, anche quando sono stata io negli anni 70. E quindi ho frequentato la stessa scuola di Norma Cossetto. Quando poi è cresciuta, è andata all'università, è andata a Padova, perché in Istria non c'era all'epoca una sede universitaria. E così ha scelto di andare a Padova. La vedete, e in mezzo, con quel bel collo di pelliccia, nella città di Padova, insieme a una sua amica di Gorizia, che si chiamava Andreina. Questa foto è del 1942, un anno prima che la povera Norma morisse. E aveva anche un fidanzato, Norma. Il suo fidanzato si chiamava Guido. Eccoli sorridenti. La foto è un po' sbiadita, è di tanti anni fa. E questo bel ragazzo era Guido, il suo fidanzato. Questa purtroppo
è la foiba, è la bocca della foiba di Villa Surani. Perché è andata così? Allora, ce la racconterà fra un attimo, però magari ve lo faccio sentire direttamente dalla stessa voce di sua sorella, perché vi ho salvato dei brevissimi minuti di un'intervista in cui appunto Licia Cossetto parlava della sorella. Questa è la foiba di Villa Surani fotografata oggi, tanto per capirci su che cos'è una foiba. Ecco, Norma e Licia. Licia è morta pochi anni fa, dopo aver testimoniato innumerevoli volte la storia di sua sorella. Ora la guardiamo un attimo. Quei giorni che c'è stato questo ribaltone, diciamo così, mia sorella girava in bicicletta perché stava finendo la sua tesi sulla terra rossa dell'Istria, perché sa che in Istria c'era la bauxite. Un pomeriggio io sento che mamma mi chiama e mi dice: guarda che portano via Norma. Quando papà è arrivato lì a Castellier, dove le avevano dato appuntamento per darle notizie di Norma, hanno cominciato invece a sparare. E Mario, il suo compagno, è morto subito, invece papà è rimasto ferito. È andato lì uno, lì del posto, e l'ha finito con una pugnalata. Invece Norma, che l'hanno portata ad Antignana, e questo ce l'ha raccontato due proprio che erano lì con lei, l'hanno legata ad un tavolo lì a questa scuola di Antignana, e tutti una ventina, a me hanno detto 17, ma poi qualcuno diceva una ventina, che erano lì ubriachi, fradici e proprio da belve, l'hanno tutti. Hanno fatto di lei tutto quello che volevano, tanto vero che quando poi io sono andata a riconoscerla, quando il maresciallo Arzaric dei Vigili del Fuoco l'hanno tirata su dalla foiba, e una signora mi è venuta vicino e mi ha detto: signora, io non le dico il mio nome perché tanto a lei oramai non interessa più, però dice: io abito di fronte a questa scuola. E dalla mia finestra, dice, non potevo aprire la finestra e non potevo far niente, però dalle imposte, sa come erano in paese una volta le imposte che si spostavano, le tavolette, così, mi ha detto: ho visto sua sorella legata a questo tavolo e che chiamava mamma e chiedeva da bere. E dice, l'hanno tormentata fin quando poi, dice, lei era quasi morta, dice, quando poi l'hanno portata via a piedi con tutti gli altri, perché a una certa ora poi di notte li hanno portati verso la foiba, e infatti lei deve essere stata buttata dentro per ultima, è ancora viva, perché il maresciallo Arzaric mi ha detto che l'ha trovata proprio come quasi appoggiata su una pietra, prima di tutti gli altri corpi hanno estratto il suo corpo. Io con mio cugino le abbiamo tagliato, perché aveva le mani legate dietro la schiena con filo di ferro e aveva tutti gli abiti tirati su alla cintola, insomma così. E io l'ho riconosciuta solo da un pezzo di golfino che papà alcuni anni prima ci aveva regalato, un golfino tirolese che l'ho riconosciuto subito. Allora, siete riusciti a sentire un pochino? Abbastanza, sì. Poi vi darò il link e ve lo potete guardare, no? In qualsiasi momento. Allora, sì, tranquilli, tranquilli. Allora, la signora stava parlando un po' così in generale, no? Quindi stava raccontando anche alcuni altri particolari. Allora, era così. Lei era in casa, ve lo ripeto, no? Così con parole diverse. Lei era in casa e la mamma all'improvviso ha detto: guarda, Norma era in giardino, l'hanno portata via, guarda. L'hanno portata via. Lei in quel periodo stava per laurearsi e stava sviluppando la sua tesi, che era sulla terra rossa, perché la terra dell'Istria, di quella zona dell'Istria, era ricca di bauxite e quindi era veramente un bellissimo colore rossiccio. E
Lei andava in giro per i paesi facendo delle ricerche in bicicletta. Comunque l'hanno portata via da casa e poi la sorella è andata anche a cercarla perché la mamma non ce la faceva, è andata a cercarla, l'ha potuta vedere un giorno, anche le ha parlato e l'ha vista sconvolta. Probabilmente già aveva subito delle violenze, di sicuro. E poi il papà è stato avvisato e il papà insieme ad altri è andato a cercarla e gli hanno dato un appuntamento dicendo le daremo notizie su Norma. E invece no, lo hanno assassinato, lo hanno ucciso a colpi di pugnale. Ecco, adesso torniamo via De Coi, che torno nel posto giusto. Opla. Ecco, che non combino disastri. Allora, avete visto, questa era proprio un'immagine, un fermo immagine da quel video. E qua vedete il presidente Ciampi che appunta la medaglia d'oro in ricordo, in onore di Norma, a sua sorella Licia. Questo che voi vedete è il film Red Land, Rosso Istria, in realtà Terra Rossa, avete capito, anche no, dal titolo della sua tesi di laurea. Quella che vedete giù, in basso, è l'attrice che ha impersonato Norma. E qua ci sono delle immagini di una ricostruzione della fila povera di vittime che sono state portate fino all'orlo della foiba e sono state poi uccise. Generale, che cosa dobbiamo aspettare? I tedeschi hanno inviato a tutti gli ufficiali italiani l'ordine di presentarsi al loro comando. In guerra c'è una sola soluzione, vincere. E noi siamo stati sconfitti. I fitini stanno risalendo l'Istria. Presto avranno occupato la maggior parte delle città dei paesi. Il pericolo per la gente italiana è alto. Arriveranno anche a Visinada. Sono già lì. Io credevo che col tempo avrei dimenticato tutto. Invece quel che ho visto da bambina è cresciuto con me. Il professore dell'università mi ha aspettato altre volte. Non posso mancare ancora. Ti ho detto che non puoi andare. Siamo bloccati. Tu conosci Carlo Visentrin? Una moglie conosce il proprio marito. Allora sai dove sia. Ma cosa volete da me? Siate chiari. Collaborazione per la resistenza. Io servo Dio! Soltanto i tedeschi potranno aiutarci. Stai tradendo anche tuo padre. Per cosa? Voglio notizie, informazioni. Chi sono dunque queste persone? Fascisti, comunisti? Sono solo delle povere vittime. Fantocci, prigionieri della propria ignoranza. Carne da macello sottomessa al volere dei propri governanti. Asini che governano pecore. Sono degli esseri umani. Siamo tutti noi. Il film magari non è proprio per la vostra età, io vi raccomando di guardarlo quando avrete qualche anno in più. Questa che vi faccio vedere è Erminia di Onis Bernovi ed è la cugina di Norma. Questa cugina di Norma abitava vicino a lei, lì nel paesino, e un giorno, cioè diversi mesi dopo, mentre cuciva, perché era una ragazzina, era intorno ai 16 anni e stava cucendo dal sarto dove lavorava, ha sentito, chiuso in un camerino, no, con una tenda davanti, ha sentito due uomini che stavano parlando di questo, cioè di quello che era successo a Norma e come l'avevano infoibata. Lei è venuta fuori dal camerino con il cuore in gola. Assassini, sono gridato, poi è scappata a casa piangendo. E il proprietario di questo negozio di sartoria, dopo un'ora, è venuto a casa dalla sua mamma e ha detto: signora, assolutamente deve portare via di qua la Erminia. Manca una Erminia, perché? Perché rischia grosso. La potrebbero prendere perché ha visto, ha sentito che hanno parlato di Norma, di quello che le hanno fatto. E così è successo. 448, una piccola valigetta e sono riusciti a farla arrivare a Trieste. E da quella volta lei per anni, anni, anni non è tornata in Istria. E soprattutto non ha raccontato a nessuno perché aveva paura che
che qualcuno venisse a prenderla a casa e che potesse chiaramente quindi morire. Questa che vi faccio vedere è la tomba di Norma Cossetto, che è stata collocata accanto al suo papà. Entrambi sono morti nel mese di ottobre del 1943. A Gorizia noi abbiamo intitolato una piccola via, in pratica è una salita, una piccola salita nel rione di Campagnuzza, e ogni anno, nella data della morte di Norma Cossetto, la notte tra il 4 e il 5 di ottobre, noi facciamo una breve cerimonia anno dopo anno per ricordarla e deponiamo un mazzo di fiori in suo ricordo. Abbiamo però un'altra domanda. Vieni. Sì. Giuseppe. Salve professoressa. Ciao. Salve, innanzitutto volevo ringraziare per l'ottima disponibilità che ci offre, grazie mille, ciò che dice è veramente tanto interessante, grazie. Grazie a te. Sì, io volevo fare una domanda che non ho potuto fare l'ultima volta perché non c'era abbastanza tempo. Sarebbe possibile approfondire un po' le vicende della strage di Vergarolla, quella della Prodini in Croazia, per favore, grazie mille. Grazie a te. Allora, un momento che sistemo, perché ho tanti piccoli file nell'eventualità. Allora, come vedete, questa è la penisola istriana. Facciamo finta che voi non sappiate dove è Pola, così ve la individuo all'estremità della penisola istriana. Questa bella immagine di Pola oggi, vedete in primo piano l'arena di Pola e poi tutte questa costa frastagliata e meravigliosa. Ecco un'altra bella immagine dell'arena di Pola. E a me interessa questa perché in lontananza dall'altra parte c'è la spiaggia, non si vede da qua, è una pinetta, si intravede di Vergarolla. Ora vi spiego che cosa è successo a Vergarolla. So che ne avete già parlato, no? In alcune classi. Allora, il 18 agosto del 18 agosto del 1946, alle 2:15 del pomeriggio, nel porto di Vergarolla, guardate, nel colore giallo ho individuato l'area del Duomo, l'area storica, il Duomo e l'arena di Pola, che abbiamo appena visto. In mezzo c'era il porto militare e Vergarolla è individuata, vedete, con il colore rosso. Quel pomeriggio faceva un caldo incredibile, naturalmente, c'erano delle gare di nuoto, di tuffi, di canottaggio, perché c'era un'associazione di canottaggio che si chiamava Pietas Iulia, che aveva organizzato queste gare verso la fine dell'estate. Ovviamente questa zona era ancora sotto occupazione alleata, perché siamo nel 1946, e occupata anche dagli alleati. Guardate, queste sono delle foto, delle immagini proprio di quell'epoca, i canottieri della Pietas Iulia, li vedete? Vedete che bello con l'arena sullo sfondo, perché avevano la sede proprio lì vicino a Vergarolla, e quindi quando andavano in acqua, diciamo, nuotavano o facevano delle gare o delle prove, avevano proprio sullo sfondo l'arena di Pola. Eccoci, vedete, un'immagine di prima della tragedia, naturalmente. Ebbene, all'improvviso, queste foto sono di un farmacista che ha avuto il coraggio, lo spirito, no? La prontezza di spirito di fotografare, Antonio Rodini, si è passato la storia. Si è sentito un terribile boato in tutta la città. Da chilometri di distanza si è visto un'enorme nuvola di fumo. Poi tutti i vetri delle finestre hanno tremato. Nelle zone più vicine sono andati in frantumi. L'intonaco del soffitto è caduto. Erano convinti che ci fosse un terremoto. Poi però hanno visto naturalmente la nuvola. I soccorsi sono stati terribili.
caotici, non avevano mezzi a sufficienza, potete immaginarvi. E poi provate a pensare, erano tutti in costume da bagno, c'erano centinaia di persone sulla riva, perché era una domenica. E a quell'ora era pieno di bambini e di ragazzi, infatti i morti saranno per un terzo ragazzini sotto i 16 anni, molti vostri coetanei, gruppi interi, gruppi familiari, cuginetti, fratellini, con la mamma e il papà. Alcune persone in realtà non sono mai state ritrovate, sono state polverizzate e anche per questo non si è riuscito a definire l'esatto numero delle vittime. Guardate un'altra immagine, questa è ancora più bella. Più bella, scusate, no? Nella tragedia intendo più nitida, ovvio. Immediatamente la stampa dell'epoca ha denunciato questo in Italia, come anche nelle altre parti, un po' l'Enissia. Una tremenda sciagura si abbatte sulla nostra città. Questo è il 19 agosto, lunedì. Decine di persone straziate, non ne sapevano neanche il numero ancora, straziate da uno scoppio nella pineta di Vergarolla. Ora, cosa era successo? Circa 28-30 mine. Allora, durante la guerra c'erano delle mine sottomarine e comunque degli esplosivi che poi erano stati disinnescati e accatastati, cioè messi, sulla spiaggia di Vergarolla, leggermente in dentro. Ovviamente, essendo disinnescati, non costituivano un pericolo. Si aspettava, gli alleati aspettavano che qualcuno poi se le portasse via, no? Quindi era una cosa sicura. Pensate che ho parlato con delle persone presenti, ovviamente oggi sono molto anziane, no? Hanno 90 anni, dicevano giustamente che la gente anche ci appoggiava sopra gli asciugamani, si metteva un po' a fianco per fare la merenda, perché erano, ormai facevano quasi parte del paesaggio. Ragioniamo, 1946, la guerra era benché finita, quindi era tutto tranquillo, ma sono state fatte diverse ipotesi. Quella che per noi è più accreditata, più seria, più sicura, è questa. È ovvio che qualcuno ha messo un detonatore per far esplodere tutto quell'esplosivo. E chi abitava quella volta a Pola ha considerato questo come il gesto definitivo. Non vi vogliamo, andatevene, perché altrimenti succederanno altre stragi. E quindi già avevano deciso, perché avevano fatto una specie di referendum, anche hanno cercato di capire quanti sarebbero andati via se il trattato di pace di Parigi del febbraio del 47 avesse, come poi ha fatto, ceduto Pola alla Jugoslavia. E l'80-85% della popolazione aveva già detto in linea di massima che probabilmente sarebbe andata via. Ma dopo questa strage, è una strage questa, dopo una strage di Vergarolla, questo è stato il colpo definitivo. Potete immaginare, guardate, a Vergarolla uno scoppio di mine stronca la vita ad oltre 60 persone, intere famiglie scomparse, l'identificazione delle salme non è ancora completata, la cittadinanza schiantata dal dolore. Queste immagini, queste foto, me le ha date Paolo Radivo. Vedete, Paolo Radivo è l'autore, era anche direttore dell'Arena di Pola per molti anni, autore di un libro molto corposo, è molto particolarizzato, scende molto nel particolare, ha fatto una vera e propria inchiesta sulla strage di Vergarolla, vedete la copertina di quel libro. E questa è l'Arena di Pola, Pola è in lutto. Questa che vi faccio vedere è la lapide che si trova a San Giusto, vicino alla cattedrale di San Giusto a Trieste, sul Colle, e ricorda le 64 vittime ufficiali dell'esplosione di Vergarolla. Ora, e a Trieste, capite, non a Pola, perché solo a Trieste hanno potuto con tranquillità erigere questa stele, questa lapide funeraria in pratica. Non ci sono quindi i corpi, ma la lapide che ricorda queste morti. Sarete incuriositi, immagino, dalla segnalazione di questi punti rossi. I punti rossi li ho messi io, naturalmente, per indicarvi i bambini e i ragazzi. Vediamo dall'alto. Luciana, 5 anni, e vedete che c'era la mamma Amalia di 34 e morti insieme al papà di 36. Poi c'era Alberto di 3 anni, Norma 6, Nadia 11, Silvana 5 e poi tre fratellini Maresi Franco 8 anni, Graziella 5 e Marina 3. Poi i due fratellini Micheletti, Carlo ed Enzo di 9 e 4 anni, fra un attimo ve li faccio vedere. 14, 12,
poi tre fratelli ricatto. E i Rocco, 10, 5, 8, 12, 15, 6, 8 anni di nuovo, il fratellino di Vivoda, è un testimone che spesso chiamiamo qua a Gorizia a parlare di questa strage. E il fratellino Sergio aveva 8 anni, e poi Edmondo di 6 anni. Allora, i piccoli fratelli, i fratellini Micheletti, erano figli di Geppino, Geppino è un diminutivo di Giuseppe Micheletti, da tutti chiamato Geppino. Era il primario chirurgo ed era anche direttore sanitario dell'ospedale Sant'Orio Sant'Orio di Pola. Lui stava lavorando, è andato anche a pranzo a casa e mentre finiva il pranzo ha sentito questo boato ed è tornato in ospedale di corsa perché ha detto: ma sicuramente sarà successo qualcosa, devo tornare di corsa, magari qualcuno si è ferito, non si sa mai. E invece proprio purtroppo i suoi due bambini, la mamma è rimasta a casa, la moglie sua, perché aveva dato i bambini al fratello di lui, Alberto, e la cognata Caterina, intorno ai 35-40 anni anche loro. Sono morti ovviamente anche loro nello scoppio. Ed ecco i bambini, guardateli, Carlo e Renzo. Ecco un'altra immagine con il loro cagnolino. Sono morti dopo circa un anno da questa foto, l'estate dopo. Il povero papà ha lavorato tutto il giorno, più di 24 ore, 36 ore, fino allo stremo delle sue forze, perché lui era un chirurgo, ha cercato di cucire, di ricucire, di limitare i danni. Lui sapeva che i figli erano morti, tra le lacrime si è imposto proprio con il cuore duro, si asciugava le lacrime, andava avanti, fino a fuori dall'ospedale. C'erano troppe persone per quell'ospedale, potete immaginare. Ha lavorato e poi qualche giorno dopo c'è stato il funerale. Tutta la città di Pola ha bloccato tutto, era tutto fermo. Tutta la città inondata da migliaia di persone. Ovviamente non hanno potuto entrare in chiesa, talmente tante erano. Tutta la città, un corteo lunghissimo, 64 bare, ragazzi. Il dottor Micheletti porta la bara del figlio Carlo, la vedete, la bara bianca. L'intera città ha partecipato, tutti i bambini hanno portato mazzi di fiori in corteo. Hanno dovuto fare per praticità due diversi cortei funebri e hanno chiuso tutto, tutti gli stabilimenti, gli uffici, i negozi e le esequie, cioè i funerali, furono celebrati dal vescovo di Parenzo e Pola Radossi. Ecco un'altra immagine dei funerali. E a Pola hanno comunque eretto nel cimitero di Pola, vedete la location, cioè vedete che è un cimitero, no? L'elenco è con circa 28 persone, perché purtroppo hanno dovuto tumulare anche dei resti non distinguibili appartenenti a 26 persone e quindi hanno ricordato anche gli altri, ma lì hanno messo anche questi. Questa è una visione diversa della stele di Trieste. Questa è stata messa di recente a Vergarolla, nella zona storica vicino al Duomo di Pola. E hanno messo la data, hanno sbagliato l'ora, cioè è scritto alle ore 13, invece non ha rilevanza, no? Comunque un'ora e un quarto di differenza. E lì ai piedi di questa stele c'è un piccolo, da poco messo, un piccolo, eccolo, ricordo per Geppino Micheletti, in memoria del medico chirurgo Geppino Micheletti. È morto nel 1961, guardate che non era vecchio assolutamente, lui è morto di infarto praticamente, perché è morto nella città di Narni, dove poi si è trasferito, continuando sempre a lavorare, e hanno detto che quando andava a fare un'operazione delicata in sala operatoria, si metteva nel taschino il calzino del suo bambino morto, come se potesse, insomma, proteggerlo, lo potesse aiutare. Una cosa che forse potrebbe interessare voi colleghe, Geppino Micheletti era parente, cugino di Karl Michelstetter, forse ha messo Carlo come nome al suo bambino, forse anche per questo, era nipote del famoso filosofo, ragazzi, per gli adulti una persona famosa, è un giovane filosofo, anche lui morto poco più che ventenne, suicida.
abitava vicino a Piazza Vittoria. C'è anche una statua per lui in suo onore. E l'ultima cosa che vi faccio vedere è Magazzino 18. So che una delle vostre classi ha visto Magazzino 18. Vedete Simone Cristicchi che tiene in braccio una bimba. Questa immagine riprende quella dell'Arena di Pola, che era stata pubblicata sull'Arena di Pola. Qualcuno dopo hanno smesso di fotografare. Ci sono fotografie, ma non sono state diffuse. Quella è una bimba morta di circa 3 anni, portata forse dal suo papà in braccio, straziata, di corsa alla porta, ma non ha possibilità di essere naturalmente soccorsa e salvata. Ecco, concludo con questo. Questo è Monsignor Ettore Malnati, che noi vedremo qui il 9 giugno, viene da noi a presentarci un libro su Monsignor Santin, davanti alla stele di Vergarolla sul colle di San Giusto. Bene, torno a voi. Adesso possiamo chiacchierare un secondo. Allora, Giuseppe, eri tu che hai fatto la domanda? Io, sì. Allora, dimmi, va bene? Sì, grazie per la risposta, sì, la ringrazio. Grazie a te, caro, grazie a te. Quindi, se per oggi può andare, siamo stati nei tempi e quindi possiamo salutarci, se va tutto bene. Professoressa Cecilia, un saluto, un ciao. Ecco, grazie di tutto, un saluto anche da parte della terza A. Grazie a voi, grazie che siete stati così bravi, attenti, avete fatto tante domande, così mi avete invitato per la seconda volta. Grazie di tutto. Grazie a te, grazie. Grazie creature, molto gentili ad ascoltarmi. Ci vediamo. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.